Allora, intanto vorrei ringraziare Matteo per avermi invitato, Matteo Salvini, la Lega o noi con Salvini o chi è, per avermi invitato in questa meravigliosa sala a parlare di una cosa della quale io avrei auspicato che parlasse uno schieramento un pochino più trasversale di italiani. Tre settimane fa, premetto premessa di metodo, se siamo in mezzo al guano è perché i politici hanno preteso di fare gli economisti. Adesso io glielo ricambio e da economista farò il politico, va bene? Poi vedete voi chi dice cose più sensate. Siccome Matteo mi ha dato un'occhiata, politici esclusi presenti ovviamente. Vabbè. Mi scuso per il casco vichingo in guarda, purtroppo oggi fa caldo e vi avverto anche di una cosa che forse non dovrei dirvi per non spargere il terrore, ma c'è un napoletano in sala, è il mio amico violoncellista col quale stasera faremo un concerto alla Certosa di Torba e per il quale un condotto su pergamena firmato da Matteo onde possa attraversare la Padania incolume e tornarsene a Castellammare di Stabia dopo aver suonato gli scatti per Gotti, Greco e Domenico Cimarosa, che era l'autore di quell'opera, Il matrimonio segreto, che colpì tanto Stendhal quando arrivò a Milano. Lo colpì a tal punto che Stendhal, che era uno scrittore francese, che si era dato uno pseudonimo tedesco, volle sulla sua lapide, che fece scrivere in italiano, qui già Arrigo Bail milanese, perché lui si sentiva milanese essendo nato a Grenoble, che non è esattamente un posto, insomma, da quelle parti là, questa Mozart e Shakespeare. Notate che mette prima Cimarosa, che adesso non si fila nessuno, perché? Ma perché è l'unico italiano, e se noi italiani per noi stessi siamo merda, è chiaro che ovviamente musica la sapeva scrivere, ma non parliamo di questo adesso. Allora, volevo tornare al punto. Avrei auspicato che di questa cosa parlasse uno schieramento più trasversale, ma è stato impossibile. È stato impossibile e rispondo intanto al tema di fondo, euro-democrazia. È assolutamente evidente che l'euro è la morte della democrazia per un dato talmente appariscente che nessuno lo vede, come la lettera rubata del racconto di Edgar Allan Poe. Vi faccio notare che gli stati appartenenti all'Eurozona usano una moneta, e la moneta si usa non solo per operazioni commerciali ma anche per operazioni finanziarie, cioè per indebitarsi e fare credito, che significa semplicemente avere la possibilità positiva di anticipare le spese pensando poi in futuro di poterle, come dire, sostenere, in una moneta che non è la loro e che è gestita da un signore che si chiama Mario Draghi, il quale può decidere che sospende l'erogazione di liquidità a un paese che non si comporta come dovrebbe o che impone un programma di riforme a un paese che non si comporta come dovrebbe, sub pena di, come dire, sospendergli l'assistenza di liquidità o di, come dire, indurre le banche a deprezzare il suo debito sovrano. E quindi fondamentalmente noi siamo in una situazione in cui una persona che nessuno ha eletto ricatta tutti i governi dell'Eurozona che, buoni che siano, sono stati eletti da qualcuno. D'accordo? Lo vedete questo, no? Cioè il discorso è: tu non fai come dico io e io non ti do la paghetta. Questo è paternalismo, questo è fascismo. Visto che siamo in una simpatica seduta di Amarcord, vorrei a questo punto dirvi quello che scrivevo nel 2011, mi prendo un attimo di vantaggio rispetto all'Italia, che era questo: dall'euro usciremo perché alla fine la Germania segherà il ramo su cui è seduto, Stati
sinistra, perché io alla sinistra parlavo, rendersene conto e gestire questo processo anziché finire sbriciolata. Era agosto 2011, d'accordo? Per la sinistra qualsiasi cosa, dal buco nell'ozono a, che vi posso dire, alla fine del mondo, Berlusconi, che non è esattamente il mio ideale politico, ma non era neanche la colpa di tutto. Loro dicevano non se ne andrà mai, e guardate cosa dicevo io. Dicevo, tranquilli, Berlusconi se ne andrà. 10 anni di euro hanno creato tensioni tali per cui la macelleria sociale deve ora lavorare a pieno regime. E gli schizzi di sangue stonano meno sul grembiule rosso. Sarà ancora una volta concesso alla sinistra della Realpolitik di gestire la situazione, perché esiste un'altra illusione della politica economica, quella che rende più accettabili politiche di destra, cioè di tagli di salari, di tagli di servizi pubblici, se chi le ha dice di essere di sinistra. Ma gli elettori cominciano a intuire che la macelleria sociale si può chiudere uscendo dall'euro, e quindi, rivolgendomi a Rossana Rossanova, pensate un po' con che gente parlavo 5 anni fa, non sono scombussolati, stanno solo capendo, e dopo 20 anni di realpolitik ad annaspare sono i politici di sinistra, stretti fra la necessità di ossequiare la finanza e quella di giustificare il loro elettorato una scelta fascista, non tanto per le sue conseguenze di classe, cioè lo schiacciamento dei salari, che teoricamente non è una cosa di sinistra. Imposta si espongono così alle incursioni delle Le Pen, nel 2011 non se ne parlava, che si stanno affacciando in paesi di democrazia più compiuta, e presto qui, perché le politiche di destra io lo avvantaggiano solo la destra, ma mi rendo conto che in un paese nel quale basta una legislatura per meritare una pensione d'oro, il lungo periodo possa non essere un problema dei politici di destra e di sinistra. Allora, il mio discorso si rivolgeva, come forse avrete notato, a quelli che considerano i politici e gli intellettuali di sinistra, ai quali assumevo che avessero interesse a difendere la democrazia e i diritti dei lavoratori. Mi sbagliavo. Mi sono sbagliato. Sbagliarsi nel rivolgersi a degli interlocutori che si ritiene abbiano certi principi non significa poi, come dire, il giorno dopo comprarsi una ruspa e andare a spianare un campo rom. Questo io non penso che lo farò, e non ritengo neanche opportuno. Però Matteo sa perché lo fa, sono fondamentalmente fatti suoi. Noi su questo probabilmente saremo sempre divisi, nonostante io le elite progressiste che vivono nei quartieri alti e per i quali quindi l'immigrazione non è un problema, io però, diciamo, affettivamente su questo mi dissocio da Matteo. Va bene? Un punto di fondo, no. E ovviamente ricordarvi quali sono stati gli errori politici che le persone alle quali mi rivolgevo hanno fatto. Ne hanno fatto uno all'anno. Il primo errore del PD è stato nel 2011. La narrazione del fate presto, presto, Monti ci sa. Perché? Il problema era togliersi dalle banche Berlusconi con qualsiasi mezzo, e il mezzo è stato i diritti sociali e civili e politici dei lavoratori italiani, mettendoli in mano a un simpatico signore professionista del recupero crediti che veniva da Goldman Sachs o da dov'è, in caso di ottenimento di questa vittoria di Pirro politica. Il discorso del fare presto era una vittoria di Pirro perché ha due principi: primo, quello che l'euro è buono; secondo, quello che la colpa della crisi era nostra perché avevamo uno Stato spendaccione. Io fin dall'inizio ho dimostrato che questa non è una crisi dovuta allo Stato spendaccione qualsia. Lo Stato potrebbe spendere di meno, potrebbe spendere meglio, ma anch'io potrei avere dei lunghi capelli biondi, insomma, cioè il mondo potrebbe sicuramente essere diverso, non è detto poi che sarebbe migliore. Noi siamo in crisi fondamentalmente perché le istituzioni finanziarie private del Nord Europa hanno prestato soldi a scatafascio a persone che non potevano permettersi di restituirle, e questo deriva dal fatto che viviamo in un sistema in cui l'estrema libertà di azione che il capitale ha lo porta a vincere la sua battaglia contro il lavoro. Il lavoro è la piccola impresa, i commercianti, gli artigiani, i lavoratori dipendenti e gli statali, che vi esorterei a considerare
come dei nemici. Se voi siete dei commercianti, le persone che se hanno dei soldi entrano nel vostro negozio, e se non entrano nel vostro negozio voi vedete. E questo si impegna nelli di congiunzione. Io ho un giudizio molto drastico sulla categoria giornalistica, e ogni giudizio che si rivolge a una categoria è un giudizio razzista, quindi me ne scuso. Ma che venga un esponente del comune di un, mi tremano le mani, cazzo, di uno dei più importanti a dirmi: professore, io dobbiamo presentare il suo libro, ma questa sera ho un problema. Dico: ah, quale? È che io sono d'accordo, perché io adesso sono in comitato di redazione e devo decidere di 73 colleghi quali cacciamo, e quindi grazie a questo capito che cos'è la svalutazione interna, ho capito a cosa serve l'euro. Ah, fischia, l'hai capito, infatti siamo diventati amici, certo. Vogliamo capirle prima le cose, quando le diceva Claudio, che le dice meglio di me, o vogliamo capirle siamo dei marginali, quando abbiamo perso il lavoro, quando abbiamo perso tutto, quando non possiamo più fare niente, per dire una parola di verità? Capiamolo prima. Capiamolo prima, è meglio. Poi è stato l'errore politico del 2012. Il PD aspettava la vittoria del compagno Hollande, che avrebbe fatto cambiare verso all'Europa. Scusate, non è elegante, andate sul mio blog domenica 6 maggio 2012, io dimostro che Hollande non avrebbe cambiato verso all'Europa. Perché? Semplicemente perché la sua condizione di debitore nei riguardi della Germania e di primo ministro di un paese con forti problemi di competitività lo rendeva subalterno, e così è stato. La BCE gli ha detto: fai l'austerità, e lui l'ha fatta. Era difficile prevederlo? No. Era stupidamente ideologico aspettarsi un miracolo? Sì. Chi è stato stupidamente ideologico? Mi dispiace, quelli che io vorrei non lo fossero, però è andata così. Scusa, questo funziona meglio. Poi c'è stato l'errore politico del 2013, quello di aspettare le elezioni tedesche. Aspettiamo le elezioni tedesche, perché se il compagno Schulz vince le elezioni, lui farà finalmente cambiare verso all'Europa, perché un altro euro è possibile. Allora a questo punto facciamo un passo indietro. Mentre una serie di volenterosi colleghi un po' incompetenti, no? Perché poi oggi parlano tutti di euro, ma se voi guardate, diciamo, i vari curriculum, io mi occupo da sempre di economia monetaria internazionale, no? Se tu ti sei occupato della filiera della barbabietola in Emilia, o anche di cose più raffinate, non so, di quanti autovalori danzano sulla punta di uno spillo, queste cose di matematica mistica che fanno i miei colleghi pseudoeconomisti, no? Poi non puoi venire a parlare di problemi concreti, di debito, di moneta, perché fondamentalmente non ne sai una mazza. E questa la... Scusate, ma io vorrei capire una cosa, sempre con il massimo rispetto per la professione giornalistica. Ma voi, se doveste farvi un trapianto cardiaco, andreste da un dentista? E non augurandovi il trapianto cardiaco, che è una cosa piuttosto traumatica, ma quando avete un ascesso al dente, quello purtroppo capita a tutti, andate dal cardiologo? Dire comunista non significa niente. Avete a che fare con una torma di squadra di propagandisti incompetenti che vi rifilano delle balle, che sono le stesse che vi rifila il loro amico e sodale compagno di partito Oscar Giannino, del quale abbiamo recentemente visionato i titoli accademici. Ma vi dice nulla? Non dite che se una cosa la sostengono persone così, di questo spessore, anche umano, perché mentire significa che hai dei problemi, che non sei, se menti sui tuoi titoli significa che fondamentalmente che non sei a tuo agio con te stesso. Bisogna anche provare una profonda compassione umana per queste persone, venirgli incontro, mandargli un forte abbraccio, ma nel momento in cui queste monopolizzano i media, sono pericolose, in cui sia tutti noi a fare delle scelte pericolosamente sbagliate, e questo è inammissibile. Vabbè, allora, i simpatici colleghi cosa dicevano nel... dimostrarmi quanto sono convintamente leghista dentro di me,
Diciamo che fino a un anno fa io usavo la parola leghista esattamente come adesso la usano contro di me i compagni, no? Cioè come una parolaccia. Prova il mio libro dove uso la parola leghista come parolaccia, e Matteo l'ha letto quindi lo sa. Esempio, le dinamiche leghiste, scritto nel 2012, le dinamiche leghiste del gioco politico tedesco fanno disperare che un rinnovamento della classe politica tedesca alteri la situazione. È grossolanamente ingenuo, per essere gentili, cioè da pirla, chi si attende miracoli da una svolta a sinistra della politica tedesca. Dopo decenni di disinformazione, speculare rispetto a quella che abbiamo subito noi, l'elettorato tedesco ha assimilato l'idea che la colpa della crisi sia di noi porci del sud, che siamo noi a minacciare il loro stile di vita, noi e non la loro classe politica che ha represso i salari per aumentare i profitti dei loro capitalisti. Ora, la politica economica insegna che ciò che un politico vuole è raggiungere il potere e mantenervisi. Se un qualsiasi politico tedesco di qualsiasi colore facesse una timida apertura verso politiche più cooperative, cioè dicesse ma in fondo la colpa non è solo dei greci, veniamo incontro, l'Europa è importante, salviamoli, immediatamente il politico del colore opposto avrebbe buon gioco nel tagliargli l'erba sotto i piedi, dicendo vedete elettori, il mio avversario amico dei porci vuole compromettere il vostro stile di vita. Questo lo dicevo nel 2012 e quando è successo? Ieri. Cos'è successo ieri? Che il compagno Schulz sull'Huffington Post fa uno sfogo che il giornalista dell'Huffington Post, che è appunto anello di congiunzione, definisce liberatorio e dice sì, par sempre vedibile, manipola la gente in Grecia, la questione a tratti demagogici, i greci devono votare sì, dobbiamo togliere quel governo e metterne uno tecnico per gestire. Questa è la sinistra. Allora, il PD aspettava la sinistra a settembre 2013, tedesca a settembre 2013, quando io a novembre 2012 avevo detto che non avrebbe funzionato sta cosa, prova luglio 2015, il tempo è galantuomo. Potrei andare avanti, l'altro errore è stato aspettare il semestre europeo, abbiamo visto quello che è successo, no? Quando incontrai Fassina a servizio pubblico, qualcuno ricorda la trasmissione, lui nel backstage mi disse ma adesso aspettiamo il semestre europeo e poi vediamo cosa fare. Vabbè, io il semestre europeo, cioè neanche me ne sono accorto, no? Quando trovi l'infermiera brava che ti fa l'iniezione e tu non ti accorgi di niente, solo che non era uno spillo, era un cetriolo, ma insomma lasciamo stare. Adesso l'ultimo errore è aspettare il compagno Trippas. Io ho massimo rispetto per il popolo greco e ho massimo rispetto per i popoli e ho massimo rispetto per tutti gli schieramenti ideologici, però insomma Dio santo, ho anche rispetto per la logica. Come si può aspettare che una persona di un paese che è stato distrutto, segno criminale, perché nel mio blog lo spiego che il Fondo Monetario ha sbagliato sapendo di sbagliare, perché doveva fare gli interessi delle banche francesi e tedesche, guarda caso chi è a capo del Fondo Monetario? Un francese, per statuto, quasi sempre, no? Ho il massimo rispetto per questo popolo distrutto anche dal suo nazionalismo stupido, perché volere la monetona perché se no ti senti cittadino di serie B è una sciocchezza. È una scelta nazionalistica. Questo vorrei far capire ai compagni di sinistra. L'euro, l'Europa dissolve le nazioni che hanno portato alla guerra, eccetera, eccetera. Allora, tanto che le nazioni portino alla guerra è una minchiata, scusatemi, abissale, perché ci sono civili, Dio santo, secoli, guerre mondiali, secoli no, decenni, guerre mondiali, le guerre civili europee, delle quali la prossima è dietro l'angolo, no? Quindi non è che i confini fanno la guerra la fa l'economia, quando si fanno le scelte sbagliate, quando la vaghità di alcuni schiaccia gli altri, quando gli altri se ne accorgono, se riescono a organizzarsi, succede qualcosa. Ma questa idea della povera Grecia che sta mostrando orgoglio nazionale, dimostrandoci il valore della democrazia, a me dà fastidio per due motivi. Motivo numero uno, che in Europa ci sia un problema democratico, non dovevamo aspettare di vedere il massacro della Grecia, bastava vedere il massacro nostro e bastava vedere la struttura della BCE, dove comanda uno che nessuno ha eletto e che nel 2011 ci mandava la letterina per dirci perfino cosa dovevamo fare con i risultati dei test invalsi, cioè come dovevamo gestire le pagelle dei nostri bambini fondamentalmente. Non so se ve lo ricordate quel contenuto, no?
Tu lì non capisci che c'è un problema di democrazia? Non lo capisci perché ti toglie dai coglioni un nemico? Beh, adesso ti toglie dai coglioni un amico. Guarda un po', funziona così, non funziona in un altro modo. Io non sto giustificando, non sto giustificando Berlusconi e non sto dicendo a farmi fare un giro sulla ruspa. Sto cercando di dire delle cose di buon senso che dovrebbero essere capite non solo da voi che siete qui perché le capite sostanzialmente, ma anche da tutti quelli che non sono qui perché non vogliono capirle. Allora, del referendum di Tsipras, che è poi quello per cui ci porta qui, io la sintesi, quanti giorni ho, Giulio? Pochi minuti. Sì. Ma la sintesi l'ho messa, sono già in rosso, fantastico, ma io poi faccio default, cioè io adesso vado in rosso, vado in debito di minuti rubandoli a Matteo, poi faccio ciao ciao con la manina e me ne vado e sono bello come il sole, esattamente come dovrebbe fare la Grecia. Esempio, la mia sintesi del referendum l'ha fatta un giornalista che stimo, perché sono tanti i giornalisti che stimo, che ha dato il Filippo Caleri del Tempo, che ha dato così il titolo al mio editoriale di oggi sul Tempo. Cioè, dal Manifesto sono passato al Tempo, però. Cosa che ovviamente io vorrei anche mandare un fortissimo abbraccio agli imbecilli, che sono quelli per i quali conta dove lo dici e non cosa dici. E io voglio bene agli imbecilli. E vi esorto a volergli bene anche voi, perché vi do un squarcio inquietante sul vostro futuro. Il nostro futuro dipende dagli imbecilli, perché siamo in democrazia e noi dobbiamo accettarla la democrazia, altrimenti siamo draghi. E fra essere un drago come Draghi, insomma. Tsipras sta continuando. Allora, scusate, chiudo su una cosa, che è quella alla quale stavo arrivando. Il titolo dell'editoriale è Demagogia e menzogne, cioè in realtà questo referendum, dal mio punto di vista, io sconsiglierei di, come dire, esaltare troppo questa mossa, che è una mossa disperata, una mossa tattica, una mossa che probabilmente manderà un po' avanti le cose per poi sostanzialmente mandarle indietro. Perché con questo referendum Tsipras che cosa è riuscito a ottenere? È riuscito a ottenere, spaventando gli Stati Uniti, che il Fondo Monetario dicesse che c'è bisogno di accordare un haircut ai greci. Quindi ai greci verrà accordato un haircut, cioè gli verrà detto ci darete meno soldi, ce li darete più tardi, purché restiate nell'euro. Li terranno a cuocere a fuoco lento, mettendo sul tegame, come quando si cuoce il polpo, la pentola, sopra il tegame metteranno il coperchio dell'euro, in modo che loro soffochino lentamente. D'accordo? Quindi in realtà la mossa di Tsipras è una mossa fortemente regressiva, non progressiva, perché il risultato sarà quello di mantenere le cose come stanno. A meno che lui non sia così furbo, però faccia non ce l'ha, da comprare tempo per, come dire, pensare poi a un'uscita. Io non credo che lo farà. E non lo farà perché? Perché è schiavo della sua ideologia. Come le persone alle quali da 5 anni mi sto rivolgendo. E essendo schiavo dell'ideologia, e qui chiudo, scusatemi, non vuole fare una cosa importante, cioè cambiare modello politico. Il modello politico basato sulla mediazione intesa come verità dimezzata, come mezza verità, come menzogna, non funziona più. Tsipras mente perché dice che ci può essere un euro diverso. Un altro euro non è possibile. Se tu usi l'euro e quindi impedisci al mercato del cambio di ammortizzare le differenze fra le economie, queste differenze si scaricano sui salari e i più deboli pagano. Perché sono necessariamente loro, essendo i debitori, quelli che non hanno tempo. Il creditore ha un sacco di tempo, il debitore no. E quindi i giornali dei debitori diranno agli elettori debitori: fate presto, fatevi sterminare, fatevi dissanguare, perché altrimenti vi perdete questa meravigliosa monetona.
che non c'è un euro senza austerità è una cosa di sinistra. Oggi chi la dice? La dicono i cinque presidenti nel loro rapporto, i cinque presidenti Draghi, Juncker, Dijsselbloem, Schulz e un altro e Tusk. Siamo arrivati al paradosso che la politica economica corretta e quella che manda il messaggio progressivo viene affidata per la sua diffusione alle istituzioni politiche antidemocratiche, conservatrici, opprimenti, fasciste, che ci stanno opprimendo. E questo è il risultato del voler continuare a difendere una cosa indifendibile. Allora io vorrei dire a tutti questo, per favore, questa cosa non funziona, non può funzionare. È inutile poi fare il piantarello se Marine Le Pen o Matteo fanno buoni risultati. Non lo sto dicendo a voi che magari ne siete contenti, ma il piantarello lo fanno tanti altri che però dovrebbero capirla sta cosa. Perché qui il problema non è di chi comanda in Italia, il problema è di chi comanda in Europa e di se gli italiani vogliono comandare se stessi, affidandosi a chi ritengono. Questo è il punto. E non viene minimamente colto. Allora, cerchiamo di cacciarci in testa che da questa storia bisognerà uscire e che esattamente come dice Claudio, la cosa migliore sarebbe farlo in modo cooperativo, ma una cooperazione è impossibile. E perché è impossibile? L'abbiamo visto. Perché se un tedesco dice proviamo a cooperare, no? Improvvisamente gli tagliano l'erba sotto i piedi. Ci ha provato la Merkel e è stata sorpassata a destra da Schulz che è di sinistra. Chiaro il concetto? Quindi la soluzione cooperativa noi la portiamo avanti come proposta intellettuale, come messaggio ideale, come vero ideale, non come il sogno europeista di questi quattro scemi, d'accordo? Ma non sarà praticabile. Quello che ci aspetta è un evento traumatico, una rottura traumatica che dobbiamo essere in grado di gestire. E il primo modo per gestirla senza sbriciolare completamente i nostri diritti e la nostra democrazia è essere consapevoli del fatto che succederà, consapevoli del fatto che si può sopravvivere, si può gestire, ed è parlarne. Chi sta facendo qualcosa per parlarne in Italia, con mio grande dolore, devo ammettere che lo sta facendo solo Matteo Salvini.